Radio Studio Blu presenta Pop Box con Giuseppe Spataro. Immaginate una scatola piena di colori, di libri, di strumenti musicali, di quadri e statue. Immaginate di aprirla e sentirne l'odore, l'essenza. Questa è la scatola di Pop Box. Buonasera a tutti quanti, Giuseppe Spataro, Pop Box, ovviamente come ogni venerdì dalle 21 alle 21.45 qui su Radio Studio Blu. Oggi grandissima puntata perché? Perché ovviamente affronteremo il tema dell'arte sotto tante sfaccettature, ovviamente con curiosità, anche qualche piccolo aneddoto e una recensione di un libro molto molto particolare. Tra l'altro ovviamente ci sarà un'intervista ad una bravissima attrice, ovvero Alice Ronsvig-Valle, mi viene un pochettino male pronunciarlo,
è Ronsvisballe, ecco. Ok, noi ovviamente partiamo immediatamente con il primo brano appunto di Pop Box. Loro sono i Caring Goodness e il brano in questione è Repentance. Il colore del suono, solo su Radio Studio Blu. E questi erano i Repentance. Allora, partiamo immediatamente a bomba con qualcosa di molto molto commerciale, insomma qualcosa che conoscono tutti. Ovviamente parlo del David di Michelangelo, perché non tutti sanno che la lastra di marmo utilizzata appunto da Michelangelo per realizzare questa celebre scultura nel 1504 fu tagliata addirittura 43 anni prima. Tale operazione servì ad un artista di nome Agostino di Duccio, il quale progettava di utilizzarla appunto per la realizzazione di una statua addirittura di Ercole. Ma in seguito Di Duccio abbandonò totalmente questa idea e quindi questa scultura, la quale sarebbe stata inserita in una cattedrale fiorentina. Successivamente il marmo rimase inutilizzato per circa 10 anni e fu poi adoperato da un altro artista, Antonio Rossellino, sempre ovviamente toscano, il quale però, trovando troppo difficile da scolpire, abbandonò il suo lavoro e in conclusione venne poi affidato totalmente appunto a Michelangelo, il quale iniziò i lavori nel 1501. Questa è la prima curiosità di oggi per quanto riguarda ovviamente la scultura. Tra un po' parleremo anche di libri e di altre piccole curiosità, tra cui anche le citazioni dal mondo dell'arte. Vi faccio ascoltare invece un altro brano, ma un brano ovviamente più nostrano, diciamo, ecco. Allora vi faccio ascoltare i Bidans e il brano in questione si chiama Il Tempo.
tempo è un istante, il tempo un'invenzione di chi non vuole che tu possa vivere il presente. Il tempo non esiste, è un'ipoteca sulla vita. Il tempo si trasforma in un vuoto dietro te. Il tempo è una scommessa che nasce già perduta su un tavolo di scacchi coi pezzi scoloriti. Il tempo è l'impostore che cerca di cambiarti, di metterti una maschera, di darti un suo percorso. Col tempo puoi giocare, far finta che non passa, oppure puoi trattare mettendo giù le carte, ma il tempo puoi domarlo e allora farlo amico, compagno di ogni giorno, ti seguirà per sempre. Il tempo è un falso vero, disperso nella memoria, rivolto verso un futuro che invece è già passato. Il tempo, già lo sai, non ti corromperà, lo metterai da parte in cambio di te stesso. Col tempo puoi giocare, far finta che non passa, oppure puoi trattare mettendo giù le carte, ma il tempo puoi domarlo ora farlo amico, compagno di ogni giorno, ti seguirà per sempre. Il tempo. Tempo passa, ma in fondo torna sempre, fa parte di te stesso, sei tu che lo decidi. Il tempo ti costringe ad inseguire i sogni, da mettere da parte insieme a tante scuse. Col tempo puoi giocare, far finta che non passa, oppure puoi trattare mettendo giù le carte, ma il tempo puoi domarlo e allora farlo amico, compagno di ogni giorno, ti seguirà per sempre. Il tempo. Questi erano i nostri amici Binance con Il Tempo, bellissimo brano tra l'altro, devo dire. Allora, parliamo invece di un artista cileno. Chi è questo artista? Si chiama Claudio Bravo Camus ed è un artista che tutt'oggi viene ricordato ogni tanto nella data della sua nascita anche da Google. Claudio Bravo Camus è stato un pittore cileno diventato famoso per i pacchetti. Cosa faceva con questi pacchetti? Beh, li dipingeva con stile iperrealistico e che hanno appunto ispirato anche gli stessi creatori di Google, quindi con la scritta